Eccoci qua ragazze, prima colazione, una banana e una pesca. Io cerco sempre di scegliere quelle più mature. Prendete un bel bicchierone in vetro, ve lo tenete da parte per poi dopo buttare dentro la vostra frutta. E andate e cominciate a tagliuzzare la pesca dopo averla lavata bene, 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 mi raccomando. Perché io quando non sono biologiche le lavo stra benissimo, quando le prendo biologiche vado più sul sicuro e poi sbucciamo la banana e la tagliustiamo anche lei. Io più sono mature le banane e più le amo davvero, perché mi piacciono un sacco, specialmente quando devo fare un frullato. Quindi si ributta tutto dentro, questo bicchierone bello grande, quello che utilizzo anche per le detox. Poi ci aggiungo la crusca d'avena, un bel cucchiaino di crusca d'avena e poi mettiamo anche i semini di chia che a me piacciono tantissimo, ne aggiungiamo anche qua uno o due cucchiaini di semi di chia, in genere uno mi sembra abbastanza. Ok, poi prendiamo il latte d'avena, io prendo quello biologico, dopodiché ci manca solo l'ultima cosa da fare, quindi un mini pin o un frullatore, perché il mio mini pinner ha le lame per poter montare, sminuzzare, tagliuzzare. E poi si frulla il tutto, guardate che meraviglia. Una colazione così, è una colazione che secondo me uno può fare tutti i giorni, porta via pochissimo tempo. Quindi ragazze, io sono dell'idea che vale la pena alzarsi 10 minuti prima, ma fare una colazione come si deve e non mangiare delle schifezze inutili che non ci danno neanche l'energia giusta. L'unica cosa che bisogna fare è preoccuparsi di fare una spesa fatta bene. E non farsi mancare mai del latte vegetale e della frutta per poter realizzare un frullato che si fa veramente in 5 minuti, ragazzi. Ma neanche 5 minuti, col 5 minuti lo fai e lo bevi. Ecco qua, ragazze, seconda colazione: fette biscottate. Io in genere due fette biscottate integrali. Queste qua non sono integrali perché non ne avevo più in casa, sono fette biscottate normali. In realtà è un caso proprio perché non avevo più niente in casa, avevo ancora un pacco di quelle normali e le ho aperte. Lasciata alla marmellata è molto importante, questa qua ha un 70% di frutta ed è della Puerto Sol, la marca che si trova da Eurospin. Mi piace tantissimo. Perché c'è tanta frutta, è buonissima, è molto molto cremosa, non è grumosa, è poco poco dolce e io la prediligo. Infatti in genere prendo o questa marmellata oppure vado a prendere la marmellata bio di Lidl. E questa insomma è un'altra delle mie colazioni di routine che faccio durante la settimana, quindi vado un po' ad alternarle e insomma girano, sono sempre un po' le stesse. Ok ragazze, passiamo a un'altra colazione, quindi questa volta con della frutta fresca. Ho deciso di mangiare dell'uva che io adoro tantissimo, uva bianca, poi una bella manciata, devo dire bella generosa di mandorle che io amo follemente. Sono caloriche, però la mattina ogni tanto mi piace proprio mangiare a colazione e poi due cucchiaini di bacche di goji. Le bacche di goji io le prendo spesso da Lidl e prendo quelle biologiche da Lidl perché forse le trovo quelle più economiche. Sono veramente buonissime, sono delle bacche belle belle grosse. A me piacciono molto le bacche di goji. Chi non le ha mai assaggiate, vi descrivo un po' il gusto, è molto simile ai fichi secchi, per intenderci. E vedo che piacciono anche molto ai bambini, infatti spesso gliele propongo, specialmente a Riccardo, al piccolino. Ecco, questo qua è un piattino un po' diverso, un po' più fresco, un po' più estivo. Chiaramente l'uva è una frutta di stagione che non c'è sempre e quindi un piattino un po' diverso. Mi piace variare, mi piace cambiare, mi piace però sempre fare delle colazioni sane. Ormai mi sono dimenticata i croissant con la crema, e devo dire che non mi mancano per nulla assolutamente, anzi, anzi, sono molto più soddisfatta a mangiare queste cose perché oltre ad essere gustose ti danno anche molta più energia rispetto a le mie vecchie colazioni, comunque con la brioscina, con sempre qualcosa di super 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 zuccherato e così via, insomma. E questa è un'altra colazione. Bene, passiamo a un'altra colazione. Questo qua è uno yogurt bianco, uno yogurt biologico. E adesso vado a lavare delle fragoline.
Chiaramente anche questa si tratta di frutta di stagione, quindi a volte c'è, a volte non c'è, però quando ci sono io le prendo sempre perché sono deliziose. Le tagliuzzo per bene e le metto insieme allo yogurt senza aggiunta di zuccheri, perché non serve lo zucchero, che la fragola è veramente molto molto zuccherata e gustosa. Dopodiché gli do un bel tocco finale con i semi di lino, che a me fanno impazzire, ed ecco qua un'altra colazione fresca e sana. Bene ragazze, questo video è terminato. Se vi è piaciuto mettete pure un pollicino in su, così aiutate il mio canale a crescere. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come sissi78dl. Ogni giorno bene o male posto qualche foto, insomma magari non tutti i giorni ma quasi, e qualche storia, quindi vi aspetto anche su Instagram. Puoi seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, dove posto sempre le foto dei video che pubblico, e se ti va metti un pollicino in su. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. E ricordati, per non perdere i prossimi video, attiva la campanella, così almeno riceverai la notifica quando uscirà un nuovo video. Ciao, alla prossima!